Edizione straordinaria del TG5, eccezionalmente anche su Italia 1, per una notizia dell'ultima ora, è una brutta notizia. Scusa un attimo. Sì, ecco, la regia mi dice che possiamo farvi vedere un filmato girato, credo, da un video amatore, un filmato che è arrivato qualche istante fa in redazione che riguarderebbe proprio questo nostro connazionale. Vediamolo insieme, prego la regia di metterlo in onda. In questo momento ci sono i cosiddetti sfigati, ossia coloro i quali, compreso me, vanno a protestare sperando di poter fare l'esame in questa sessione, ossia alle 11:30. In realtà spero vivamente che nessuno di loro ce la faccia, perché mi raderebbe parecchio. Ma noi tanto non ci proviamo, perché noi siamo superiori, immortaliamo loro, non ci andiamo. A meno che tu non mi lasci questa testa e non vai anche tu a protestare. Diventando un protestante, ricordiamo, protestante. Io vorrei zoomare sulla professoressa, dovrebbe... Se adesso però ci dicesse i nomi, ma sì, cosa vuol dire? Non è vero, ma creiamo un torneo di lotta alla greco-romana per vedere se cosa creato un ring, avanti. Vai. Ah, questa è una notizia, riprende anche l'audio. L'audio. Sì. Questa è una notizia importantissima. La prof ci dice che 5 persone possono avere problemi. Possono avere problemi e quindi possono fare in questa sessione. Quindi si sta creando in mezzo all'aula Carlo Urbani un ring che si farà un torneo di eliminazione diretta di lotta greco-romana per decidere chi ha problemi gravi. Chi ha problemi gravi, i vincitori, oltre a fare l'esame, pranzeranno con la prof che gli dirà direttamente delle risposte. Beh, per premiare la loro vena, insomma, sportiva. Sì. Insomma, quello che si... Andiamo a chiedere anche noi. No, prima di finire questo video vorrei immortalare le facce dei vincitori e dei perdenti. Sì, ma noi siamo dei perdenti, guardiamoci per... No, io non voglio guardarli perché sono il commentatore e sono superiore a tutti voi. Vedrei la faccia di questo gruppo di 4 persone, chiamato anche... No, questa non è una vincitrice. Poi ci sta accanto, ci sta Daniele, che penso che sia vincitrice, sì. Per cui è abbastanza tranquillo. Poi c'è io che purtroppo alle 2. Noi credo di no, però io rimango finché non mi calciano io. Stop. Ma guardi, il filmato può anche finire qua. Questo è un documentario che intitoliamo Cronache di uno studente che si accinge alla metodologia. E poi dici, tanto per concludere, e poi dici che la metodologia non serve a un cazzo più.